Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi è il video del lunedì, il video dell'analisi tecnica, analisi ciclica dei mercati, ma a parte questo è anche un video estremamente importante perché andremo a fare un briefing su quello che è la situazione dei mercati cripto, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, per capire dove siamo, che cosa sta succedendo, quali sono diverse opportunità e diverse ipotesi che si stanno verificando in termini di analisi tecnica, analisi ciclica, ma poi mi interessava anche farvi vedere su Ethereum e su Binance delle differenze enormi che potrebbero spingere i mercati in una nuova fase da qui ai prossimi giorni. Questo è un video quindi fortemente interessante e pieno di novità, pieno zeppo di novità, è un video da metà agosto, diciamo così. Perciò, ragazzi, mi serve una cosa importantissima, la vostra attenzione. State attentissimi a questo video perché è fondamentale anche per comprendere una serie di meccanismi che si stanno verificando. Per chi di voi volesse diciamo aiutare anche il canale Trading On, mettete mi piace su questi video, condivideteli dove ritenete più opportuno e sui canali che possono diciamo dare utilità a tutti gli utenti e poi ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Partiamo subito dal grafico di Bitcoin contro dollaro. Grafico di Bitfinex. Allora, quello che stiamo vedendo qui, intanto vediamo se riesco a ingrandirvi, togliendo l'RSI che in questo momento non ci dà un'informazione importante. Una cosa che volevo farvi vedere, intanto il triangolo che si sta creando, ormai è diventato famosissimo su Bitcoin, è una figura di continuazione tecnicamente del trend rialzista. Questa dovrebbe essere una figura di continuazione del trend rialzista nel momento in cui Bitcoin dovesse andare a rompere il diciamo triangolo qui in questa parte diciamo ampia qui ragazzi insomma giusto per capirci graficamente quindi dovesse andare a fare un breakout della parte superiore. In realtà devo essere sincero, la cosa non diciamo la ritengo estremamente importante nel momento in cui si verifica, ad esempio si dovesse verificare in questi giorni perché c'è poi la resistenza famosa, quella a 12.100, 11.700, 12.100, ve la ricordate? Resistenza che incontrerebbe subito il mercato. Quindi sì, è vero, magari il breakout potrebbe farlo, ma poi si impatta su quella resistenza e siamo punti a capo. Quindi in sostanza la trend line discendente la sto considerando, ma da un punto di vista logico è molto più importante la resistenza a 12.100, quindi dagli 11.700 dollari a 12.100 con close addirittura, ragazzi, in conferma settimanale sarebbe fondamentale vista l'importanza di questa resistenza. Già la cross daily basterebbe per un po', però dovete stare attenti perché serve almeno una close settimanale. Da un punto di vista dell'analisi tecnica, quindi abbiamo dei livelli da monitorare: 9000 da parte di sotto, il supportone, questo 9200 in cross daily o 9000, insomma, 100 giù di lì, ragazzi, perché il mercato oscilla intorno a questi valori, non avete capito come ragiono, e poi da un punto di vista superiore resistenza rimane 12.100, 11.700-12.100, con conferma chiaramente daily barra weekly. Da un punto di vista di struttura di mercato, il mercato oscilla intorno al suo prezzo di equilibrio che è 11.000. 10.008 da 2 mesi, quindi in sostanza non sta facendo niente. Ho fatto dei video a tal riguardo per farvi capire e non farvi fregare dalle oscillazioni estreme del mercato, perché alla fine in sostanza è in barra di congestione. Quindi sta lateralizzando, ce lo dice anche la media mobile a 50 periodi, questa blu che vedete questa qui, ragazzi, che ci sta dicendo per esempio in questo punto che il prezzo di mercato è 10.008, quindi il prezzo medio degli ultimi 50 giorni è 10.800 dollari, va bene? Andiamo a un punto di vista di analisi ciclica che invece è lì che abbiamo una netta differenza, una chiave di lettura diversa, ci sono delle ipotesi diverse che sono in atto in questo momento. Ho fatto un webinar nell'Academy, ne abbiamo parlato con l'Academy Premium, con contenuti assolutamente davanti, ho spiegato perfettamente quello che sono le diverse ipotesi cicliche che si possono verificare in questa fase. Le ho analizzate, diciamo, in maniera estremamente approfondita. Vi accenno qualcosina anche nel video di oggi. L'ipotesi ciclica in sostanza è sdoppiata in due ipotesi differenti. Una è quella che il 17 di luglio 2019, ragazzi, è stato fatto una close importante di un ciclo annuale.
E da qui poi in poi dovremmo avere una fase, diciamo, di rialzo, perché la prima parte dell'annuale dovrebbe essere rialzista fino a marzo, quantomeno del 2020, fino a dicembre, scusate, poi marzo sarebbe la fase conclusiva. Però il mercato in questo primo ciclo che vedete, da 29 giorni, questo ciclo che è stato chiuso in sostanza il 15 di agosto, sembrerebbe chiuso, in realtà. Insomma, non sappiamo se è precisamente chiuso, però 29 giorni di solito è una media naturale per Bitcoin per fare dei cicli mensili. Questo ciclo però è vero che è stato rialzista in quanto ha due minimi rialzisti e due massimi rialzisti, questo lo vedete chiaramente dal grafico, però è anche vero che non è stato incisivo perché non ha portato il mercato ad essere su un trend rialzista vero, cioè in realtà è un rialzo laterale, quindi è in barra di congestione. Per cui il problema qual è, ragazzi? Il problema è che c'è una sorta di indecisione su questo prossimo ciclo, cioè quello che è iniziato adesso, in sostanza il 15, cioè questo qui, perché poi quando chiude un ciclo ne inizia uno nuovo, quindi questo qui, che dovrebbe, diciamo, naturalmente andare a concludersi verso, i primi di settembre, la prima decade di settembre, se lo ipotizziamo così. Allora, questo nuovo ciclo che vediamo qui, insomma, raffigurato è parte di un nuovo annuale o meno? Ecco, questa è la vera domanda. Ho fatto appunto questo webinar in Academy su cui dibatto, diciamo, su tutte queste ipotesi. Qui diciamo, vi basti sapere in maniera estremamente, diciamo, sintetica che se il mercato non va al di sopra della resistenza 12.100 e dei massimi del precedente ciclo, allora questo mensile che stiamo vedendo, questo nuovo 28 giorni, 29 giorni, 30 giorni che dovrebbe andare in chiusura la prima decade di settembre, è estremamente rischioso. Lo è, ragazzi, perché è quello in bilico, quello che potrebbe addirittura essere negativo e quindi andare a rompere i 9.000 dollari. E questo è quello di cui parlo, diciamo, in questo webinar per l'Academy. In sostanza, voi tenete a mente due livelli. Allora, se questo ciclo che vediamo fa un movimento di questo tipo, quindi rialza in questi giorni qui, ma poi non ha la forza di rompere magari il triangolo e se ne riva giù, allora potremmo avere questo tipo di atteggiamento da parte di Bitcoin. E quindi dovete tenerne conto di questo anche quando operate, di questa possibilità. Diversa possibilità solo se noi avessimo un ciclo che va al di sopra di questi livelli, e quindi mi arriva intorno ad esempio ai 12.800-13.000 e poi fa una cross così. Allora qui cambierebbe completamente la view. E allora dovremmo indicare il 17 di luglio, appunto questo, diciamo, minimo di 9.000, come un minimo importantissimo anche nel medio periodo. Attualmente siamo nella terra di nessuno, anche il mercato lo sa, ragazzi, ed è il motivo del perché vedete che questi rialzini anche di questi giorni stentano un poco. In questo momento Bitcoin sta lottando contro la media mobile 50 periodi a 10.008 e deve scegliere la strada da portare avanti. Vi ho fatto vedere le due ipotesi, quindi è molto importante essere preparati a entrambe le due ipotesi. Cosa succede se il mercato va giù ai 9.000? Attenzione, ragazzi, perché potrebbe essere il famoso fake breakout che butta fuori tutti gli holders dal mercato, o quelli, diciamo, che sono holders di posizione, diciamo, non quelli che tengono Bitcoin senza venderlo mai, e li butta fuori e poi invece riparte un ciclo annuale. E lì sta il gioco delle tre carte, delle balene, delle manipolazioni. Quindi questo è un momento molto importante. Tenete gli occhi aperti, assolutamente nervi saldi. Ragazzi, confrontatevi, è importantissimo anche il confronto, è una cosa fondamentale, insomma, ed è anche il motivo del perché noi abbiamo questa Academy Premium da trader che vogliono stare sul mercato con un po' più tranquillità. Allora, queste sono le due ipotesi che dovete tenere a mente. Il mercato in questo momento è nella terra di nessuno. I miei trading system sono long per quanto riguarda il breve, ovviamente, ma anche il mid term che è entrato nei giorni scorsi. Perché long? Perché bisogna tentare gli ingressi, al di là delle considerazioni che noi stiamo facendo, ragazzi, della pericolosità. I trading system seguono delle logiche statistiche, sono già protetti, ci sono già gli stop loss. Siamo anche in gain con quel trading system, quindi anche volendo uscire, usciremo comunque in profitto. Leggerissimo o comunque in pari e non è un problema, però il mercato è molto delicato in questa fase. L'importante è ricordarsi questo. Passiamo invece a vedere Ethereum, ragazzi. Guardate che disegno che sta facendo Ethereum. Ha fatto un 30 giorni questo ciclo che vedete qui.
assolutamente ribassista, anche se non eccessivamente ribassista, vedete, però questo ciclo iniziato il 16 luglio è andato al ribasso il 15. Anche il motivo del perché mi suona male che invece Bitcoin si sia mantenuto al di sopra, quindi in realtà c'è un po' di confusione dal punto di vista ciclico, proprio perché le altre altcoin hanno, diciamo, hanno fatto cicli ribassisti mentre Bitcoin no. Però andiamo a guardare Ethereum, intanto forza relativa negli ultimi giorni rispetto a Bitcoin, assolutamente ripresa, anche perché del fatto che ha sfondato, diciamo, dei livelli importantissimi, ha retto il supporto a 170, ragazzi, ha retto, quindi da un punto di vista di holding ancora siamo dentro, ma siamo sotto i 190, poi ovviamente non ha mai chiuso in realtà sotto i 190, però bisogna stare sicuramente attenti, sicuramente sono giornate difficili per le altcoin e sono in dubbie queste cose, insomma basta vedere i grafici, ma c'è anche da dire una cosa, Ethereum ha questa pendenza di questo trend estremamente pronunciata, difficile la manterrà, sinceramente questa trend line secondo me verrà rotta al rialzo tra pochi giorni, ma questo non cambierà le sorti della coin perché probabilmente si andrà a impattare nuovamente contro il livello di resistenza 230-240, questo qui, insomma, ragazzi, per capirci, ok? Che poi è il nodo centrale, diciamo, rappresenta i 12.100 di Bitcoin, ok? Se lo guardiamo così, quindi fondamentale il superamento intanto della trend line, ma è fondamentale poi il superamento dei 230 dollari, 240 dollari in close daily, quantomeno per quanto riguarda Ethereum. Al di sopra dei massimi di questi qui, di questi massimi, diciamo, del 6 agosto, che sono a 240, quindi la rottura confermata di 240, come vi ho detto prima, porta il mercato ad un nuovo ciclo di trend positivo. Allora, anche qui per quanto riguarda Ethereum, il 15 agosto si è chiuso un ciclo, sicuramente un ciclo mensile, dovremmo andare ad avere poi un altro ciclo mensile, però, ragazzi, i precedenti due, quello da 37 giorni che vedete, questo qui e quello da 30, sono ribassisti per quanto riguarda Ethereum. Quindi, se qui abbiamo un ciclo rialzista, che ovviamente andrà a concludersi sempre all'inizio del mese di settembre, la prima decade, se andiamo qui più o meno verso i primi 15 giorni di settembre, e questo ciclo rappresenta ancora una volta uno spartiacque. Se sarà un ciclo rialzista che supera i 240, allora vuol dire che sul minimo del 15 agosto è iniziato un nuovo ciclo annuale. Altrimenti, ragazzi, attenzione, perché anche questo potrebbe rientrare nella logica che vi ho detto prima di Bitcoin, quindi fare una finta parte rialzista. Per farvelo capire, farà così, tipo, fa finta che rompe, poi va qui, non riesce a salire sui massimi e poi se ne va giù di nuovo a fare un nuovo minimo. Ok, questa è la mia paura in questo momento ed è una cosa che dobbiamo tenere in conto perché Bitcoin e Re comunque e tutte seguono. Andiamo a vedere poi Binance Coin per chiudere questo video un po' intenso. Allora, andiamo a guardare questo ciclo. Intanto Binance sta facendo cicli diciamo un po' diversi da quelli che sono quelli di Ethereum, perché li fa in sostanza da 2 mesi insieme, quindi sono circa 60-70 giorni. Lo sta facendo la stessa cosa, però, ragazzi, qui è un altro problema estremamente importante. Quindi, o ce ne andiamo ancora una volta verso metà fine settembre, più o meno, ragazzi. Ok, se facciamo, diciamo, più o meno, siamo attorno sempre al 20 settembre, un po' più lungo, diciamo, rispetto a Ethereum Bitcoin, l'attesa è qui. È la chiave di questo andamento, anche di questa coin. Se questo ciclo è conclusivo di un ciclo maggiore, probabilmente il mercato non riuscirà a rompere i livelli di massimo di 32 dollari, quindi non riuscirà a fare questo in sostanza. Se fa questo, probabilmente siamo in un nuovo percorso, altrimenti, ancora una volta, come per Bitcoin ed Ethereum, potremmo assistere a questa fase così. Ancora una volta a questo punto, poi bisognerà vedere se reggeranno i 25-26 dollari, ma probabilmente potremmo anche scendere, diciamo, intorno ai 22. Questo poi sapete, i target di mercato li decide il mercato, non noi, quindi noi dobbiamo sempre seguire. Ma da un punto di vista ciclico, vi ho detto le due view evidenti sul mercato, dovete stare assolutamente attenti a questo tipo di atteggiamento, non farvi prendere dal panico, ma neanche dagli eccessi di euforia.
via, perché il mercato sceglierà una di queste due strade che vi ho accennato oggi, che vi ho detto oggi in questo video. Quindi dovete tenerne conto quando fate trading, per chi lo fa, di voi lo fa, diciamo, anche in versione estiva. Va bene, per oggi è tutto, ragazzi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettetemi un mi piace per contribuire, aiutarmi nel mio lavoro di formazione, di informazione sui mercati. Io vi auguro ovviamente un buon inizio settimana, noi ci rivediamo presto col prossimo video. Ciao a tutti!